Ehi là ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su Wario Stories. La scorsa volta abbiamo concluso la parte leggendo la bellissima storia di Aria, che ci ha raccontato come è nata la sua passione per i libri. Bellissima, è stata emozionante, molto toccante. Direi che possiamo andare avanti senza ulteriori indugi. Anche perché la scorsa volta era chiusa quella zona, ecco, infatti c'è stata aperta. Salve! Alla fine la protagonista e la narratrice si incontrano di nuovo. Lei ha uno sguardo determinato sulla sua faccia, anche se sembrava esausta. Narri solo me? Ed è l'inizio che lo fa. Sì, necessito solo di narrare quello che fa. Lewin non è importante. Poverino. Ma non. Don't fret, Lewin. Non avere fretta, Lewin. Non è vero. Vabbè. Se vuoi posso narrare anche te. No, non è necessario. Ah, ciò mi ricorda. Cosa? Cosa ti ricorda? Sei sicuro di voler stare al suo fianco? Perché me lo chiedi? Se te sei la protagonista e io la narratrice, Lewin potrebbe essere l'antagonista. Cosa? Non può essere vero. Potrebbe essere pericoloso. Lewin, potresti essere la te. No, no. Potresti essere al suo fianco. Lewin mi ha salvato molte volte. Penso che sia una brava persona. E penso che anche tu sia una brava persona, narratrice. Io una brava persona? Potresti sentirti da solo in questo posto. Che ne dici se ne andiamo via insieme? Forse c'è qualcosa che non capisci. Io non sono umana, sono una narratrice. Il mio compito è quello di narrare ciò che fai, è tutto qua. Non provo nessuna simpatia riguardo a te. Sei come un puppet, una marionetta. Io sono la marionetta, cioè sei te che mi segui. Chi è che c'ha la vita importante qua? Eh? Ma come? Ti sto dicendo che io sono la narratrice, non un noioso umano. Forse dovresti calmarti. Tira un cazzotto. Non me ne frega niente della vita degli umani, ok? Bla bla bla. Quando mi hanno entertained abbastanza, una volta che muoiono, non piango nemmeno per loro. Capisci adesso? Questo è ciò che. That is what being a narrator. È ciò che vuol dire essere una narratrice. Non sono una brava persona. E soprattutto non sono un noioso umano. Va bene, è abbastanza. Cosa mi è successo? La mia testa? Ah, fa male, forse dovrei andarmene. Ah, le droghe, ok, capito. Purtroppo prende le pasticche e è iniziato a fare effetto. Umani noiosi, forse. I think I'm starting to understand. Forse sto iniziando a capire. Che cosa? Cioè, io non capisco se lui è in questo mondo. Coscientemente, cioè nel senso. Oh, ragazzi, forse ci siamo. No, chapter 4, horror. Ah, bene, no, mi mancava l'horror, giustamente, c'era anche quello. Non riesco a capire se lui è qua coscientemente del fatto ci è venuto di proposito, oppure è stato buttato dentro anche lui questo mondo, non lo sapeva. Cioè, io penso che sia suo questo mondo. Troppo buio, ok, niente. Oh, fuck. Perché mi ci. Perché l'ho visto anche. Cioè, ho visto il pugnale che arrivava, ero scansato. No, gli sono andato contro. Ho detto, boh, magari devo prenderlo al volo, certo. Oh mio Dio, mi sono pugnalato. Oh, piano. Chi è che lancia i coltelli? Se vedo chi lancia i coltelli. È lo chef Tony. Tony, dove cacchio sei? È lui che lancia i coltelli, li sta provando. Sta provando se sono affilati. Un libro, perché è trasparente? Perché sono morto, sono uno spirito morto. Un libro muore quando viene dimenticato. Sì, ok, bla bla bla, ok. Forse potresti tornare in vita se ti leggessi, giusto? Ah, le tue pagine sono trasparenti e non posso leggerle. Che peccato. It's too late, you can. È troppo tardi, non puoi fare niente per me. Leggi molti libri per evitare che facciano la mia stessa fine. Promettimelo. Lo prometto. Ok. Non so perché c'abbia la voce di Gandalf, però vabbè, fa lo stesso. Quindi devo leggere molti libri. Oh, ho letto molti di questi libri. Sono libri horror, non ti fanno paura? Sì, sono. Sono super paura. Sono super spaventosi. Quando leggo un libro horror, non riesco a dormire per 3 giorni. Ma penso che ne valga la pena. 3 giorni? Forse non dovresti leggerli. Ma cacchio, cosa. Perché ti vuoi male? Un conto è se dici, ok, è un libro horror che mi piace. Cioè, se io leggessi un libro horror, penso che mi cagherei addosso e basta. Poi non ne leggo più per tipo la vita intera. Fino a che non. Boh, non cresco in un qualche modo. Ciao, piccolo coniglio, come va? Oh, dove va? Segui il coniglio. Aspetta, 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 aspetta. Su, sinistra, su, sinistra. Mi sono perso. Mi sono perso! È sicuro qualcosa che tipo devi seguire? Qua va a sinistra. Su. Sinistra, su. Non so se sto facendo bene. Su. Questo è tutto così. Ho vinto? Muoio? La luce solare al nord. Il profondo mare a sud. L'ash. L'ash è quello delle bombe per la doccia, in realtà, no? L'ash forest a est. E pink carnation a
A ovest. Oh, ecco qua, sacrificio umano, perfetto, mi serve questo. Ah, oh, Bright Sun a nord, Deep Blue a sud. C'è una chiave, ok, take it. Easy! Ci sono so many spider's web, ci sono troppe ragnatele in queste librerie. Spiders, you... Spider, non potete farlo! I libri sono sacri! Stai parlando con un ragno? No, non sono drogata, giuro! Giustamente direi anche. Door is locked. Same... Ah, ok. Era la chiave del cimitero quella che abbiamo preso? No, no, ma sono contento. Benvenuto al cimitero. Queste tombe sono tombe dei libri che sono stati dimenticati? Come si chiamano? Tipo Fred, Phillips, Brian, non so, libri del genere. Perché sei morto? Eri un libro incredibile. Non piangere. Anche se non mi vedi, sarò sempre al tuo fianco. Piccolo libro, perché l'hai fatto? What happened? Perché gli altri libri non possono vedermi? Sono venuto a visitare la tomba del mio best friend. Spero che gli piacciono di questi fiori. Vabbè, io non dico niente. Ok, tranquilli. Labirinti si risolvono andando sempre a destra. Fuck. Andando state a destra. In realtà no, è una cagata, però vabbè, funziona perché funziona. È ovvio che prima o poi arrivi a destinazione. Ma anche se stai a sinistra arrivi a destinazione, non è che cambia qualcosa. Eccoci. No, vedi? Easy. Cioè, in realtà, anche tenendola a sinistra. Cioè, voi dovete stare a destra, nel senso che ad ogni curva andate a destra, dovete sempre avere la destra che tasta qualcosa, no? Ma la stessa cosa succede andando a sinistra. Se voi avete la sinistra che tastate roba, arrivate comunque in fondo prima o poi. È una regola un po' del cacchio questa qua della destra. Funziona perché funziona, ma anche appunto andando a sinistra ci mettete la stessa probabilità di tempo per arrivare. È probabilità, non c'entra un cacchio. Salve! Cos'è che erano quei robi dei Barbapapà? Sono molti libri di matematica, forse dovrebbe essere un mistake, uno sbaglio. No, non è uno sbaglio, questi sono i libri più paurosi che esistono. È vero? Penso che tu voglia dire che non sei molto bravo in matematica. No, non è vero? Sono il male. Sto preparando una nuova pozione. I just need to find some butterfly wings. Le wings, quelle dei cartoni. Dove posso trovarle? Allora, delle butterfly wings, che sono le ali della farfalla, le puoi trovare alla Conad, che cacchio ne so, è in un super centro commerciale. È lo spirito di un libro? Non ti preoccupare. Being a spirit, diventare uno spirito ha i suoi vantaggi. Per esempio, posso passare attraverso i muri, davvero? Vuoi vedere come faccio? Fai. Infatti, tipo, diventare uno spirito è bellissimo. Cioè, lo farei. Oh, sono il libro. Bene, vado in giro. Mi emoziono. Guarda quanto è divertente. Mi sto divertendo un sacco. Ciao, ragazzi. Oh, abbiamo trovato le farfalle. E la domanda è: cosa me ne faccio io di queste farfalle? Se non posso toccarle perché sono invisibile. Porca di quella. Grazie, è stato emozionante. Hai finito? Sì. Hai finito? Sì. Quindi ci sono le farfalle dall'altra parte. Il problema è: come ci arrivi dall'altra parte? An armor decorated with. The picture of the butterfly. No, devo contare quante sono le farfalle. Oh cacchio, quanti erano? Forse erano 12. Nothing happened. Fuck. 11. The armor has been. Oh, ok, ali di farfalla dentro. Easy. Ovviamente lo sapevo, raga. Cioè, era tutto calcolato. Tiè, becca qua. Give the butterfly wings. Toh, beccati. Era proprio ciò che mi serviva. Aspetta, finirò la pozione. Per la pozione di cosa? Grazie per avermi aiutato. Questo è per te. Invisibility potion. Pozione dell'invisibilità. Posso andare a spiare le donne negli spogliatoi? Ma sono una donna anch'io, quindi non mi servirebbe a niente. Bevi. Mo muoio. Quasi sicuro muoio. Posso farci qualcosa? Posso andare nella stanza lì? Non mi vedono i fantasmi, forse? No, mi vedono. Non mi vedono. Oh, poverino. No, guardali. Guarda, sono confusi. Fantasma è talmente confuso a colpirsi da solo. Olè. We are back to normal. Ah, anche l'altro giustamente l'aveva avuta. It seems like the potion loss ha perso la sua efficacia. E io salvo. Salvare è la pozione più efficace di tutte. Fidatevi. Surrounded by darkness, avanza bravely con il suo compagno. Narratrice, aspetta, non andartene. Oh, la mia testa. Sta ancora. Ma cacchio, ma lasciala stare. Vai, stai bene? Hai bisogno di aiuto? Non capisco cosa mi sta succedendo. Mi sono sentita strana per un attimo. È impossessata. Sembra che mi stia scordando qualcosa di molto importante, ma quando cerco di ricordarmelo mi fa male la testa. Qualcosa di importante? Sì,
And the pain, il dolore è molto più intenso quando guardo Aria. Cosa sto facendo? Sono la narratrice. I should not tell you about my problems. Perché no? Voglio saperne di più di te. Tu di me? Perché? Perché penso che sei molto interessante. Stai zitta. C'ha ragione, stai zitta, fatti i cacchi tuoi. Non conosci niente di me. Questo perché, è per questo che voglio conoscerti meglio. Cosa? Se hai dei problemi, I'd like to help you. Vorrei aiutarti. If you knew who I really am, you would not say the same. Cioè, se mi conoscessi davvero, non diresti la stessa cosa. Sì, ok, bla bla bla. Amici, mi consideri una tua amica? Non capisco. Lewin non parla molto, ma sono sicuro che ha la stessa idea. Sì, è vero. Io Lewin me lo sto immaginando in questo momento. Cioè, tipo, c'è la discussione tra due ragazze, lui lì in mezzo, che non capisce cosa sta succedendo, però fa: sì. Sì, d'accordissimo. Ti fa ancora male? No, sto bene. Sono solo pazza. Aria, non capisco. Cosa ti succede? Stai bene? No. Sì. Sì, volevo dire sì. Schizofrenica. Aria, c'è qualcuno che ti sta aspettando alla fine di questa zona. Muoviti. Chi? La vera me stessa. Ora devo andare. Cosa? Cosa sta succedendo? Sono confusa e vorrei restare da solo un attimo. Grazie per keeping my secret all this time. Grazie per aver mantenuto il segreto tutto questo tempo. Cosa? Vabbè, niente. Abbiamo la doppia personalità. Ma ci sta. Cioè, tanto siamo in un gioco che la normalità non sa neanche cos'è. Tutto è concesso. Sì, ma la zona dovrebbe essere tipo horror e tutto, ma non c'è niente di horror. Porta chiusa. Ah! Cosa? Cosa c'è? La testa mi fa male, penso. I think this is what happened to. La stessa cosa che è successa alla narratrice. Il mal di testa è uguale per tutti, è ovvio. Ti fa male la testa, si chiama mal di testa. Forse sei solo esausta, non ti preoccupare, sto bene. Perché non ti riposi un attimo? Troverò la chiave di questa porta. Mo' ci ammazza. Non voglio stare qua, non fare niente. Ok, prendi questo. Lewin's knife. Mi ha dato il coltello. Ti proteggerai se ti succede qualcosa. Andrò io a cercare la chiave. Tornerò subito. Non mi ignorare. Devo. I need to let you know about something. Devo farti sapere una cosa. Se vedi una pink door, non aprirla. Se la apri, mi arrabbierò con te. Perché? Non aprirla, tutto qua. Ora che me l'hai detto, you have to tell me about it. Cioè, devi dirmi di più. Oh, ti ho detto di riposare. Ok, torno subito. Cioè, una volta che il tele glielo dice alle persone, loro lo devono fare. Cioè, se te mi vieni a dire non aprire la porta rosa, devi dirmi anche il perché. Perché sennò io è ovvio che vado ad aprirla. Sono un umano, sono stupido. Non è che puoi startene lì zitto e non dire niente. C'è un gatto nero. Bello, un gatto. I think they're fascinating creatures. Sono delle creature bellissime. Questa è una delle poche volte in cui ho paura di un gatto. C'è la cosa che chiude. Ci sono delle spine lì per terra. Ho bisogno del tuo aiuto. Puoi aiutarmi? No, sono occupato, non ho tempo di aiutarti. Ma no, sei l'unico che può aiutarmi. Dimmi. Sono un libro vecchio. Le mie pagine sono worn e il titolo della mia cosa è stato cancellato dalla mia copertina. Potresti scriverlo di nuovo? Il titolo è molto importante per me. Scusa, non posso aiutarti. Non ho una cosa per scrivere. Non ho inchiostro, non posso farlo. Per favore, aiutami. Va bene, ci proverò, ma non posso prometterti niente. Scrivilo col sangue. Cosa stai dicendo? Niente. Questo libro deve viaggiare e arrivare esattamente dove c'è il buco lì. Però dobbiamo stare attenti perché se si incastra nell'angolo, non lo possiamo più tirare fuori. Cioè, dobbiamo sempre avere uno spazio libero. Guarda lì che pro gaming. Non lo ferma nessuno, signori. Non lo ferma nessuno. Grazie, signor libro. Delle scissors. Scissors, sì, quelli. Ora usiamo le scissors per tagliare questo. Ah, abbiamo una piuma. La piuma che avevamo trovato la scorsa volta. Me l'ho scordato dalla piuma. Quindi ci serve solo l'inchiostro. Inkpot. Ok. Ora possiamo scrivere. Write the title of the book. Sì, non so qual è però. Mi aiuti, grazie. Il mio titolo è Dracula. Immaginavo, c'è una cassaforte dietro. Una tomba lì, come cacchio si chiamano? Una bara. Falso letico. Scusa, mi fa male la mano e non posso scrivere bene. Non ti preoccupare, ok, perfetto. Ora mi sento giovane di nuovo. Spero che tu mi abbia liberato qualcosa. Oh, c'è una switch dentro la statua. Prendila. Breath of the Wild, che si fa? Chiave arrugginita. Ora la chiave, I gotta get back to Aria. Non muoio? Non mi arriva un ragno gigante che mi ammazza? No, sono tornato a Aria. Giustamente, per evitare il mal di testa, non ti metti a leggere, così la sforzi la testa. Salve, signor libro. Mamma che. No, Aria, non seguire il libro. The book went through this door. È andato attraverso la porta. No, Aria, fammi salvare prima, Aria.
Voglio esplorare questo posto. No, Aria. This place connects all other areas of the library to each other. Questo libro, sto posto ti collega da tutte le altre parti, quindi puoi andare dove vuoi da qua. Ah, ok, è una lobby tipo. Raga, è uguale a Blank Dream. C'è la lobby centrale con tutte le porte. Ma è lo stesso creatore? Che non capisco. Cioè, mi costringono ad andarci. Ah, va bene. A Pink Door, lei mi ha detto di non andarci. I think I should explore every nook and cranny of this place. Cosa dovrei fare? I should think before making a final decision. Ah.